palla giocattoli. Siamo con Letizia Olimpia Duffy. Lei ci tiene a dire che non è inglese, ma sei scozzese, vero? Yeah, sì. Siamo venuti a trovarla perché Letizia ha una storia particolare, quasi incredibile, eppure è tutto vero. Una sua antenata è stata impiccata perché era considerata una strega. Dico bene? Sì, è vero, è vero. Cos'era successo? Era successo... In che anno siamo? Oh, dunque, ufficialmente l'ultima strega che è stata bruciata in Gran Bretagna era verso 1684. Però questo è... lei è stata impiccata, è stata una cosa, diciamo, a livello locale, se si può dire così. Allora non è stato registrato. Allora era un pochettino più tardi dell'ultimo impiccagione, si dice così, ufficiale. Era più verso 1700 quando è successo questo. Ecco, dove ci troviamo? In quale paese? Noi siamo in Scozia questo è successo, è sulla costa est della Scozia. Ha un nome questo paese? Si chiama Denbigh. Ok, ecco, quindi nel 1700 una sua antenata quindi viene impiccata perché è considerata una strega. Yeah, yeah. In quei tempi la caccia alle streghe, come si dice, era molto forte. Sì. Ma la motivazione qual è stata? Lei ha qualche documento? No, non è documento perché ovviamente queste storie, sì, ci sarà una documentazione senz'altro, ma queste storie ovviamente sono portate giù durante la vita della famiglia, durante le varie generazioni, perché noi, le donne, diciamo, della nostra famiglia abbiamo sempre avuto dei poteri. Allora, ovviamente, a quei tempi, se qualcuno aveva un potere un po' diverso, anche solo una semplicissima cosa, era subito considerata appunto strega. Ecco, spieghiamoci bene cosa vuol dire potere. Ma potere, per esempio per noi in Scozia, si chiama the gift, il dono. Allora, anche se letteralmente uno poteva prevedere qualcosa, aiutare anche qualcuno in una malattia, anche soltanto con le erbe, era già messo sotto una cattiva luce, mettiamolo così. Quindi una religione tellurica, se vogliamo intenderla così, forse, con una costante tellurica legata alla dea Terra, Demetra, sì. Una tellus, sì. Sì. Possiamo considerarla così? Sì, legata alla Terra. O poi, una religione misterica? No, è legata alla Terra, non la chiamerei neanche religione. Sono delle dote, delle cose che noi abbiamo dentro e basta. E riusciamo magari a potenziarlo perché ci crediamo, usiamo questo... potenza, questo potere nel credere nelle nostre forze, ecco, tutto lì. Ok, e quindi il fatto che un suo antenato è stata una strega ed è stata impiccata è arrivata fino ad oggi grazie a una trasmissione orale da parte della famiglia. Sì, come tutte queste cose, come nel druidismo, che è tutto tramandato, è una cosa orale. Ecco. Come la storia, questa è un'altra cosa molto curiosa della nostra famiglia. Si dice, la leggenda è che l'inizio della nostra famiglia fu quando uno dei maschi si innamorò di una Selkie. Selkie è una creatura, una donna, foca. E lui si innamorò di lei e per catturarla l'ha presa, lei si è tolta la sua veste di foca. Si innamorarono, fecero tanti figli, eccetera, eccetera, però lei ha dovuto tornare al mare, perché le donne selche, i selche, non possono stare più di 7 anni insieme all'uomo che ama. E da lì, questo è l'inizio, diciamo, della nostra famiglia. Però lei, tornando al mare, lasciò il potere alle donne della famiglia. Ecco, però c'è un fatto quasi inquietante, se me lo consente, che ogni volta che nasce una figlia, yeah, in particolare le bambine, solo le figlie, solo avviene un fatto incredibile, ce lo vuole raccontare? Sì, sì, posso dirlo proprio, questa è proprio esperienza mia, perché quando nacquero le mie due bimbe, c'era mio papà ovviamente anche presente fuori, la prima cosa che fece quando ha preso la bimba in braccio, la guardò intorno al collo
Io dico, ma papà, cosa stai facendo? No, voglio solo assicurarmi che veramente è un Duffy. Ho detto, ma in che senso, papà? Perché non me l'aveva mai raccontato. No, perché per il primo giorno, ha detto, rimane proprio un segno rosso intorno al collo. Io ho detto, sì, e allora vuol dire che c'ha il dono. Ha detto allora sì, perché appunto riportandoci alla nostra antenata che fu impiegata, rimane questo segno sulle bimbe per il primo giorno, diciamo un giorno o due, poi sparisce. Quindi quel segno rosso sul collo è il significato dell'impiccagione. Quindi il segno dell'impiccagione si ripercuote ancora nei secoli a questo punto. Ecco, ma non poteva essere semplicemente un cordone ombelicale No. intorno al collo No, che ha lasciato il segno? tutti e due, ma non solo per me, anche altri membri della famiglia e tutto il E resto. questo è documentato, c'è la testimonianza del papà, di Sì, altri, lei ha altre è sorelle? normale, no, una figlia unica, però cugine, zie, E si robe sente in possesso di un dono, varie. quindi, in Sì, io questo sì, momento? avevo. Mi faccio un esempio di un dono. No, esempio, sono tanti, tanti, sono esempi di tutti i giorni. Anche quelli brutti, purtroppo. Nel senso, anche per esempio, avevo un'amica quando si è sposato, il giorno che si è sposato, mi ricordo questo. Questo è brutto, però è da raccontare anche questo. E mentre andava via, che mi ha dato la mano, ci siamo abbracciati, ho visto la sua morte. In effetti, purtroppo, il giorno dopo morì in un incidente d'aereo, in viaggio di nozze. E questo mi ha bloccato per tanti anni, mi ha scioccato per tanti anni. Perché donna è bello, ma anche brutto, perché certe volte vedi delle cose e sono difficili da spiegare perché le persone non ti ascoltano, pensano che pensi male, sei pessimista, sei questo e tutto il resto. Lei si sente a tutti gli effetti l'erede, tra virgolette, di una strega. E Sì. il fatto di sentirsi dire strega non la impressiona un po'? No, no, perché sono una strega buona, sono Wicca. Quindi è una buona strega. Senta, una curiosità. Vedo che lei ha un simbolo, questa stella a 5 punte. Sì. Che cosa rappresenta? Rappresenta Madre Terra. Sì, la punta è Madre Terra e poi i quattro elementi. Ma tu ne hai parlato con qualcuno nei Nepali di questo tuo, diciamo, essere nipote di una strega? Ne parli con qualcuno di questo No, fatto? Non ne hai mai parlato? perché, ripeto, per noi in famiglia è normale, non è, ecco, come tu sai, se parli con qualcuno ti guardano già di male, perché pensano subito alla strega malefica, male e Certo. tutto, non sanno la strega bianca, se vogliamo, i Certo. Wicca, loro sono streghe bianche. Certo. Senti, quando sei nata tu, il segno sul collo ce l'avevi. E questo te l'ha ricordato tuo padre? Yes, tanti anni fa. Hai mai provato andare al tuo paese in Scozia, fare una ricerca su questo tuo antenato? No, sono sincera, non ho mai fatto ricerche di niente perché forse come ho menzionato prima era una cosa per noi talmente normale, tramandata, che nessuno ha fatto ricerche su quello. Ecco, ma come fai a dire che la tua antenata è stata una strega? Che Come faccio a dirlo? sia una strega? Perché appunto erano le storie, come tutte le storie di famiglia che vengono tramandate più che scritte, ovviamente. Ecco, c'è un documento, ovviamente tu non sei ancora andato nel tuo No, paese, no. ma secondo te cosa può essere capitato? C'è stato un Ma processo? mi sembra di no. Perché appunto all'epoca c'erano i processi ufficiali quando facevano un po' di tortura prima, tipo appunto su una sedia di legno emergevano nel fiume 3 volte, mi sembra, e poi li impiccavano e poi c'erano appunto queste cose tipo fatte in casa, come facevano una volta nel Far West, che facevano giustizia fra di loro.
E mi sembra che lei era più quel tipo là, che nel villaggio hanno fatto giustizia fra di loro, l'hanno impiccata. Non mi sembra che sia stato una cosa ufficiale registrato, diciamo, dalla local church, che erano loro che tenevano tutte le registrazioni di morte e robe varie. Però non sono sicura, non ho mai fatto ricerca. Non ti viene l'idea di farlo? Un giorno farò. Adesso non so, sono un po' annegata con i computer, ma magari un giorno sì, lo farò. Ti dico, per noi era una cosa talmente naturale che nessuno è mai venuto in mente di provarlo, magari è la parola, perché per noi è così e basta. Quindi tramandato oralmente, da padre in figlio. Padre e figlia. Per carità, tante storie, questa magari è la più fulminante per motivo delle femmine che nascono col cerchio rosso. Allora questo viene subito in mente. Ma tu quando hai visto tua figlia con questo segno rosso nel collo, dopo che tuo padre ti ha appunto spiegato la ragione, come ti sei sentita? Non ti sei impressionata? No, è una roba bella. Allora, tu come dicevi, sei una strega buona. Pensare che essere strega non è uno sbaglio. No, anzi, perché purtroppo quando si dice strega tutti pensano Halloween e queste cose qua. È una cosa bellissima essere strega bianca, nel senso perché in fondo è veramente questione di amare, aiutare. Certo che ci sono esperienze brutte che sentiamo certe volte delle cose, ma è bello anche dare, che tutti noi siamo capaci a fare. Purtroppo strega viene usata nel senso cattivo, brutto, è una strega, perché ci portiamo dietro ovviamente questo bagaglio. Quindi se io la chiamo strega Letizia, lei non si arrabbia. Anzi, ci tiene a ricordare che è strega. D'accordo. Allora, Buona, buona, buona. la strega buona, Ma non d'accordo. farmi arrabbiare però. Ah, no, no, io sono amico tuo. Ok. Grazie Letizia, alla Grazie a prossima. te, grazie, grazie.